Perché ho sposato Maurizio? Beh, esatto. Oggi no, io so che oggi io sono qui per fare le domande, no? Lo so, uno si salva sempre. Dimmi perché. Per un sacco di qualità, per le stesse credo che hai trovato tu, però non te le posso dire perché poi sennò, insomma, poi è troppo, no? Io devo anche rispettarti alla fine, dai, l'hai sposato da poco. Poi casomai dimmi te le scrivo, ti mando un motivo fax, per cui lo so. Un motivo per cui lo sposerei. Perché è così bello, non lo so. Pacioccoso. Pacioccoso, sì. Promesso sposo e il mio sposo attuale dovrebbe, spero, guardare questa trasmissione e vediamo se è generoso e se telefona al 187 sì. della Telecom e dà un contributo paccioccoso, come dice Ambra. Come le mamme anche. Pronto? Ambra, prova a dirlo tu perché con me... Ma nemmeno a me, non funziona. Pronto? Senti, ma non mi fa queste figure. Pronto? Non c'è la diffusione in studio? Aspettiamo che ci sia, quindi vuol dire che c'è. Pronto? Eccoci qua. Allora. Sì. Dunque, io trovo riprovevole che per tirare avanti una trasmissione si debba parlare di me. Per circa 20 minuti, questa la trovo una cosa estremamente disdicevole. Ma chi è, scusa? Chi parla? Costanzo. Allora. Quanto hai dato di soldi? Quanti soldi hai dato? No, io sono ancora rauco perché questa notte abbiamo concluso alle 2 raccogliendo solo... Sì, non svicolare. Quanti soldi dai, Maurizio? 2 miliardi e 600 milioni. Allora io mi rivolgo ancora una volta ai telespettatori di Canale 5 e gli dico fate fare buona figura a mia moglie, per cortesia, fatelo veramente per la famiglia. E tu che fai? E quindi, 30 ore per la vita, fatemi parlare ragazzi, 30 ore per la vita è una cosa seria. È una cosa molto importante. Siete 8 miliardi 464 milioni. Sì. Carta sì, 1440019 Telecom 187. Per favore, non deludetemi, non deludete povera Maria, avanti. Ma che la povera? Arrivate a 9 miliardi con rapidità. Dovete farlo, adesso vi siete riposati, questa notte avete fatto le 2 con me, ora vi siete svegliati, avete fatto la doccia, via! Ma alla perché carta hai chiamato? Sì, alla carta sì, allora 1440019 oppure il Telecom 187, chiama ora il 187, in questo momento. Maurizio, mi dice giustamente, Benedetta, ma non hai ancora detto quanti soldi dai tu? Io ho dato in corde vocali. Ho dato moltissimo in corde vocali, ho fatto il banditore per 2 ore e mezzo. Poi darò anch'io, non vi preoccupate di questo. C'era Ambra che voleva avere una risposta. No, ma io ci ho quasi ripensato. Su che cosa? Come su che cosa? Stamattina Ambra, quando ti ho sentito al telefono, mi hai detto, ho letto sul giornale che Ambra mi sposerebbe. Ambra è una deliziosa creaturina che per fare titolo sul giornale ha detto questa cosa. Non che è vero! Difendo Ambra. Fatemi parlare con Ambra, per favore. Fatemi parlare con Ambra. E sono qua. La scelta che lei ha fatto le fa sicuramente onore. Io sono contenta. Ecco, le fa onore, quindi io tra l'altro colgo l'occasione per invitare Ambra invece nel mio programma per un uno contro tutti straordinario. Ci sarò. Ecco, che possiamo fare veramente sbancando l'auditor quella ecco, sera. Maria, attenta lì. Ma perché io si è infilato chiedendo fascino. Una cosa per la sua trasmissione. Ecco, faremo questa cosa testimoniando, conoscendo finalmente Ambra per quello che è, per com'è, e dicendo anche la sua età, che ha 42 anni. Perfetto, quindi sono in età per sposarlo anche. Ha detto che è in età giusta per sposarti. Infatti perché ha 42 anni, però Ambra... Guarda che dire... ha detto però... l'età giusta, Ambra, io vorrei dire a quella deliziosa creaturina che io ho fatto 4 matrimoni, non intendo farne di più. Ma metà. Così? Punterò su qualcuno di riserva a questo punto. Ecco, sono non so anche se ha un fratello gemello, ma non penso. Ecco,